avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Ben ritrovati in questa nuova puntata di Avevamo 20 anni. Voglio parlare all'inizio di un importante convegno che si è svolto nei giorni scorsi, che è voluto parlare e porre l'attenzione alla violenza delle donne anziane, cioè quella che subiscono oggi non solo fisicamente ma a volte anche dal punto di vista sociale. Purtroppo la nostra società non parla mai di questo aspetto, si parla della violenza delle donne magari più giovani, ma delle persone anziane no, tanto vero che non esiste nemmeno una classificazione, un'indagine su questo argomento. Quindi io credo è stato importante che il coordinamento unitario delle donne, sia CGIL, CISL e UIL e pensionati, abbia voluto così portare al centro dell'attenzione questo argomento. Ecco, adesso vi parleremo dell'esperienza del volontariato a Parma, in particolare l'attività che sta facendo l'AUSAR, un servizio fondamentale per questa città ma anche per tutta la provincia. Andremo con loro sulla strada e faremo conoscere l'importanza di quello che i volontari oggi stanno facendo anche per questa città. Avevamo 20 anni. Sì, sono Liride. Certo, va bene signora Fanti, ok? Stanno arrivando, non si preoccupi. Certo, certo. Buonasera, arrivederci. AUSAR è un'associazione di volontariato che opera sul territorio con tantissimi servizi e fra le altre cose, una cosa importante è il filo d'argento. È un servizio che AUSAR finanzia direttamente attraverso i contributi che riceve dai volontari e il 5 per 1000 attraverso le tasse che i cittadini pagano e che lo Stato trattiene da alle associazioni di volontariato come la nostra e tantissime altre associazioni. Il servizio di filo d'argento è un servizio gratuito che AUSAR Parma lo svolge nella città di Parma e nella cittadina di Fidenza. Gli assistiti, le persone che hanno bisogno di questo servizio sono persone soprattutto anziane e hanno quelle che hanno dei problemi di trasporto, di mobilità e che hanno bisogno di andare a fare delle visite mediche, a fare delle visite specialistiche, andare a acquistare le medicine in farmacia, andare a fare la spesa, che hanno insomma bisogno di muoversi, addirittura persino ad andare a trovare un parente al Camposanto che è defunto. E quindi è chiaro che il nostro lavoro è un lavoro che ha bisogno di volontari molto disponibili, molto sensibili e che ne abbiamo tantissimi. A Parma operano più di 11 volontari e a Fidenza quasi altrettanto. E le persone che abbiamo aiutato nell'ultimo anno sono circa 300, più di 300 a Parma e più di 300 a Fidenza, quindi una quantità credo molto importante. Chi ha bisogno di un servizio come il nostro, quindi può telefonare, ripeto, è gratuito e quindi naturalmente uno non può approfittarne di essere trasportato al posto di un taxi, ma deve invece avere dei bisogni reali e non avere delle possibilità diverse per essere trasportato. Il nostro numero di telefono è 0521 29 506. Ripeto, 0521 29 5006. Ed è tutte le mattine dalle 9 alle 12 uno può telefonare, viene fissato l'appuntamento e naturalmente sperando che ci sia lo spazio quel giorno. Diversamente, siccome noi siamo in rete con altri servizi, diamo delle indicazioni con altre associazioni di volontariato per poter usufruire di un servizio analogo che vengono fatte da queste altre associazioni in rete con noi. Carini, tutti carini. Delle volte ti danno sì. L'impossibile. Sì, sì, è vero. E li ho trovati estremamente gentili, molto solleciti, soprattutto persino addirittura a salire le scale per venirmi incontro, per dire signora, ha bisogno che l'aiuti? No, grazie al cielo le scale le scendo da sole. Avevamo 20 anni.
E adesso con Fabrizio Ghedini, del presidente della Federconsumatori, vi parleremo del sovraindebitamento bancario. Esiste un numero molto elevato di famiglie, di persone, che pur avendo un normale reddito mensile non riescono più a fare fronte alle normali esigenze di vita perché nel tempo hanno contratto debiti con le banche per mutui, prestiti con società finanziarie e di fatto pur avendo un lavoro, avendo un reddito, vivono in una condizione di povertà. Esiste una legge, la legge 3 del 2012, una legge poco conosciuta e poco utilizzata fino ad oggi, che dà la possibilità alle persone fisiche di poter sgravarsi di una parte dei debiti che hanno contratto. Questa possibilità la si può esperire attraverso una procedura che va inoltrata al tribunale. Sarà poi il giudice, a fronte della documentazione presentata, del cosiddetto piano del consumatore che verrà inoltrato al tribunale, a decidere se ci sono le condizioni per ridurre il debito complessivo di questa persona e quindi riportare il livello delle rate mensili da pagare alla banca, alla società finanziaria, a un livello compatibile con il reddito percepito. È una procedura complessa, innovativa, tuttavia Federconsumatori Parma, attraverso i propri consulenti, i propri avvocati che si occupano del settore del credito, è in grado di poter assistere le persone che sono potenzialmente interessate a questa procedura. Per cui chi volesse verificare questa possibilità lo può fare telefonando, contattando i nostri uffici, lo 0521 50 89 49 per un primo appuntamento per vedere se ricorrono le condizioni. Se ci sono le condizioni, poi verrà redatto il piano del consumatore e poi questo piano del consumatore verrà consegnato al tribunale che entro 6 mesi dovrà assumere una decisione. Avevamo 20 anni. Continua il nostro incontro con la libreria Ubic, in particolare con Salvo Taranto, che oggi ci presenta un libro, Il quartiere di Vasco Pratolini. Salve a tutti, il libro che la libreria Ubic di Parma ha scelto per voi oggi è Il quartiere di Vasco Pratolini. Non è sicuramente il titolo più conosciuto di questo autore che divenne celebre con Metello, scritto nel 1955, ma è un libro che tutt'oggi conserva immutati i propri forti valori simbolici. Vasco Pratolini lo scrisse tra il 1943 e il 1944. Questo romanzo è ambientato a Firenze, per l'esattezza nel quartiere di Santa Croce, intorno al 1940, e vengono descritti in maniera mirabile dei personaggi molto giovani, dei ragazzi e delle ragazze che vengono raccontati nella fase di passaggio tra l'età adolescenziale e quella adulta. E se ci pensate è anche una metafora bellissima dell'Italia dell'epoca, che si sveglia dalla sbornia imperialista del regime per tuffarsi nelle tremende conseguenze del secondo conflitto mondiale. In realtà il personaggio principale di questo romanzo è proprio il quartiere di Santa Croce, tanto appunto da meritarsi il titolo dell'opera. È un quartiere fortemente popolare, lo potremmo paragonare al nostro Oltretorrente. È un quartiere con case sicuramente molto umili, in cui la gente si arrabatta e cerca di vivere tra mille difficoltà. Ma sono proprio queste difficoltà a rendere speciali queste persone e a creare uno spirito di forte solidarietà tra di loro. E ovviamente il fascismo non poteva che guardare con astio a questa gente, tanto da voler demolire questo quartiere, o come potremmo dire adesso, volerlo riqualificare. I ragazzi e le ragazze protagonisti del romanzo dunque vivono, scappano, si ritrovano in questo quartiere che cambia, ma neppure la demolizione del loro quartiere riuscirà a scalfire i loro legami sentimentali, la loro amicizia. Alcuni degli abitanti assecondano le mire dei fascisti e dunque abbandonano, facilitando appunto la demolizione del quartiere, e vanno a vivere in periferia, in case sicuramente migliori rispetto alle precedenti. Ma da chi rimane, questi fiorentini vengono visti come dei disertori. E a proposito di questo, vorrei leggervi quella che a mio avviso è la pagina più bella
di questo romanzo, in cui si descrive pienamente questa definizione di disertori. Andavamo, tacendo, alta la testa, per le strade del quartiere popolato della sua gente. Nel piazzale della demolizione, la giostra girava deserta e fragorosa, simile ad un grande carrion animato. Vi ruppero di corsa gli scolari. E Marisa disse: «Hai trovato diverso il quartiere, ma la gente c'è ancora tutta, lo sai. Si è ammassata nelle case e rimasta in piedi come se si fosse voluta barricare. Quei pochi che sono andati ad abitare alla periferia, dove c'è l'aria aperta e il sole, nel quartiere li considerano quasi dei disertori». «Infatti», le risposi, «anche l'aria e il sole sono cose da conquistare dietro le barricate». E con queste bellissime parole io vi saluto e vi ringrazio della cortese attenzione e vi rimando alla prossima puntata. Grazie ancora. Avevamo 20 anni. Ecco, poi per lo spazio memoria ci troviamo qui, nella sede dell'ANPI provinciale, e vi faremo conoscere un partigiano straordinario, Soemo Alfieri, il partigiano Russia, che a 15 anni ha deciso di impegnarsi nella lotta armata, nella resistenza, prima nei SAP e poi in montagna. Io ho aderito alla resistenza all'età di 15 anni. Subito l'8 settembre si sono formati le prime squadre di SAP. Io ho aderito alla squadra di SAP che abbiamo costruito lì in via Embriani. Di lì, con i SAP, la nostra forza cos'era, la nostra forza di SAP? Un secchio di pittura rossa, un pennello per andare a scrivere sui muri tante cose che per dare onore un po' alla resistenza. Abbiamo, quando ero nella squadra di SAP, abbiamo fatto un'impresa che è stata molto grandiosa. Io penso che sia stata una delle più belle imprese che ha fatto i SAP a Parma. Alla morte di Cavestro ci siamo riuniti per decidere di andare a scrivere il suo nome su una strada della città. E si è deciso di andare a scrivere il suo nome di Giordano Cavestro in via Walter Branchi. Via Walter Branchi era un fascista, portava il nome di un fascista che è stato ucciso dal 22 in uno scontro con i comunisti. Alcuni non erano d'accordo perché proprio in quella strada lì c'era il comando della Brigata Nera. È meglio farla lì per far vedere che non abbiamo paura e la facciamo lì. Abbiamo deciso di farla lì. E dopo tanti controlli si decide di farla una sera verso le 8. Perché chiudevano tutti i negozi e a quell'ora si chiudeva anche il portone dove c'era il comando della Brigata Nera. Niente, siamo partiti alle 8, avevamo degli stampi, io tenevo su uno stampo e uno dall'altra parte c'era Daniele Bertozzi che con un pennello con la pittura rossa stampava, pitturava sullo stampo e ogni tanto trac, mi sporcava le mani, io brontolavo e tu sporchi il mano. E lui mi diceva, non mia colpa mai è, l'ilpnik, il blisg, e intanto mi sporcava le mani. È andata bene che nessuno brigatista è uscito o nessun brigatista è entrato per rientrare in caserma, è andata bene. Io penso che sia stata una delle più belle azioni che abbiamo fatto. Finito di scrivere su muri, io ero sfollato a Mariano, era già poco distante il coprifuoco, mancava poco. Quando imbucco la strada di Mariano ci sono 3 della 10ª Max che bloccano la strada. Mi fermano, uno mi dice, lo sai che è già passato il coprifuoco? Mica il ma tutti sporchi di rosso e poi avevo anche la rivoltella perché non l'avevo depositata. E cosa ho fatto? Ho girato le mani per nasconderla sotto al manubrio per non far vedere che avevo le mani sporche di rosso. Allora uno dice, ma non vedi che è un moccioso, aveva i pantaloni corti, 2 sandaloni, ma lascialo andare, non l'avesse mai detto. Io in uno scatto, via lì, sono partito, sentivo che brontolavano fra di loro e mi è andata bene perché uno mi voleva portare in caserma, se mi portavano in caserma avevo la rivoltella, avevo tutte le mani sporche di rossi, era un bel guaio per me.
Ma è andata bene, via. Beh, poi sono state fatte tante azioni, ecco. Quando siamo andati al Cinema Orfeo al lancio di Volantini e poi abbiamo continuato col Cinema Lux, col Cinema Centrale, finché sono stato scoperto e lì sono venute le Brigate Nere in casa mia. Io ero appena uscito, è andata bene anche lì quella mattina lì che ero appena uscito. E mi hanno trovato le 6 rivoltelle e una bomba a mano che avevo nel mio comodino, i miei genitori non sapevano niente. Allora viene una ragazza che abita nella mia casa, Suemo, Suemo, scappa, perché la Brigata Nera è venuta in casa tua, ti hanno trovato le rivoltelle e hanno detto a tua mamma se ti prendono ti fucilano. Ho abbracciato questa ragazza, l'ho ringraziata. Il mio dottore di lavoro ha tirato fuori qualche centesimo, mi ha detto, to, va via, va. E sono andato in montagna, nel seccamento Griffi. Certamente che il consiglio che darei ai ragazzi di oggi, gli direi, ragazzi, dovete pensare che parecchi ragazzi, come voi alla vostra età, allora hanno fatto una decisione giusta, hanno deciso di lottare contro il nazifascismo. Hanno dato la vita per questo. E dovete pensare che se al giorno d'oggi ne godete un po' di tutta la tranquillità, se godete di tante cose, è merito per questi ragazzi. Dovete pensarci e cercare di dare un'attività e di essere dei ragazzi bravi, giusti, stare lontani dalla droga. Andate, iscrivetevi ai vostri partiti, lottate con i vostri partiti, che siano partiti della parte giusta, e iscrivetevi all'ANPI. Ci sono dei ragazzi bravi, che loro stanno ancora stanno lottando anche loro per avere un posto di lavoro, e io penso che se un domani dovesse succedere quello che è successo a me, ci sarebbero molti ragazzi che potrebbero aderire per una libertà, per una democrazia giusta. Avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte.